Futuro vuol dire figli, figli vuol dire madri innanzitutto, ma sappiamo chi sono davvero le madri? Molto affascinante il fatto che appena uscite dalla Settimana per l'Unità dei Cristiani mi sono imbattuta in un articolo del Messaggero Cappuccino in cui la firma è di una teologa e di una teologa pastora, Lidia Maggi. Il figlio logora chi non ce l'ha. Nella Bibbia apparentemente non c'è futuro senza discendenza. Ecco, un profilo inedito nei nostri tempi di questa che è la prima questione per l'umanità intera. Per capire qualcosa delle aspettative bibliche che ruotano intorno al bisogno di generare, non è sufficiente ricorrere alle categorie sociologiche. Ecco subito il bel linguaggio con cui una persona che ha studiato la parola di Dio e che nello stesso tempo guida una comunità cristiana mette avanti a noi, cioè basta con tante fumisterie, basta con questa parcellizzazione. Forse le specializzazioni in tema di maternità potranno essere certamente utili ai nostri tempi, ma prima occorre la chiarezza, appunto. La storia che oggi percepiamo come disciplina astratta, fatta di memoria documentabile, nelle scritture è qualcosa di molto più concreto. Lo segnala già il fatto che non esiste nella lingua ebraica antica termine equivalente. Non troviamo l'astratto singolare, in sua vece nome collettivo. In che senso? Non esiste la parola storia. Che parola incredibile! Anche noi nelle lingue europee abbiamo modi diversi di intendere appunto il termine. Ad esempio gli inglesi sono più precisi di noi, distinguono molto bene story da history, e soltanto history è la storia, quella che noi diciamo con la S maiuscola, le altre sono le storie, che possono essere anche di fiction. Eppure, come scrive la teologa e anche biblista, Toledot è la lingua ebraica, è il termine che indica semplicemente generazioni. Cosa vuol dire? Che evidentemente è proprio lo scorrere delle generazioni che forma quello che noi poi abbiamo voluto oggettivare in qualche modo, oggettivizzare stavo per dire, perché anche a volte lo facciamo. Ma ritorniamo alla questione da cui eravamo partiti. In questo orizzonte, con grande ironia, la Bibbia mette in scena i padri e le madri della fede, spesso segnati da una sterilità che è difficile da superare. Padri e madri sterili, che paradosso. E già con i progenitori di Israele le cose vanno così. Abramo è chiamato da Dio a uscire dalla sua terra al seguito di una promessa di discendenza. Abramo ha un fratello morto che tuttavia nella sua percezione è più vivo di lui, ha generato un figlio Lot, mentre lui, benché sposato, sperimenta la sterilità. Insomma, i tanti e tanti intrecci che ci rendono ovviamente il patrimonio genetico della nostra fede è sempre molto ricco e molto affascinante, però appunto poco, ahimè, conosciuto a livello profondo per noi, e questa è davvero un'imperdonabile debolezza spesso della nostra fede. Il conflitto tra donne, qui c'è un bel salto da parte della teologa Battista, il conflitto tra donne diventa un tema comune nella narrativa biblica quando si affronta il problema della sterilità. Lo vediamo nella storia di Anna, futura madre di Samuele. È sterile e viene derisa dall'altra moglie del marito, soprattutto in pubblico. Ed ecco che poi, e naturalmente come ci racconta
appunto l'Antico Testamento, accadono continui rovesciamenti di fronte. Del resto, come si sa, una delle parole più importanti in questi primi vagiti, potremmo dire, della storia della salvezza è proprio il significato di Isacco, che significa Dio ride. Forse anche per noi è il momento appunto di sorridere in qualche modo e non soltanto essere corrucciati, essere pensosi davanti a problemi grandi e anche sofferenze grandi, naturalmente, che la Bibbia non nasconde, quando la generatività non porta poi alla generazione nuova. L'alternativa c'è. Il secondo filo dell'intreccio narrativo, più sottotraccia ma ben presente in molti racconti, consiste nella messa in questione del desiderio di un figlio a ogni costo. Sara, per diventare madre, utilizza il corpo della sua schiava. Una volta risolta la sterilità, grazie all'intervento di Dio, si disfa del fardello ingombrante da lei stessa progettato e per interposta persona generato. E insomma, se Dio non fosse intervenuto, assecondando la volontà della moglie e cacciando Agar e il bambino nel deserto, Abramo li avrebbe condannati a morte certa. Anche qui, naturalmente, ci sono tantissime letture possibili di questi atti, di questi gesti, di queste sorprese. Ritorniamo appunto a qualcosa che è fondamentale per la nostra vera umanità. E la conclusione. Con le parole d'amore di Elcana, il racconto poi mette in questione la convinzione che un matrimonio sia benedetto solo se ci sono figli. Pensiero che inizierà a farsi largo nella Bibbia e ritroveremo nell'amore della coppia del Cantico dei Cantici, un giardino in cui i giovani innamorati mettono in scena un amore fatto di baci, carezze, donati senza la preoccupazione di generare, unicamente per il piacere di dare e ricevere amore. Quindi anche quell'amore è appunto generatore di futuro. E noi adesso, proprio per omaggiare in qualche modo anche il contributo da parte della teologa appartenente alla Chiesa Battista, ritorniamo qualche giorno indietro e ritorniamo al rito ecumenico che si è celebrato a San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo. Ho scelto di mettere in evidenza due parole: accoglienza e salvezza. Parlare di accoglienza vuol dire aprire la porta alla fratellanza, all'ospitalità, senza discriminare e senza escludere. Vuol dire accettare di essere coinvolti nelle vicende del fratello, per portare i suoi pesi, per dare sostegno. Vuol dire non essere indifferenti, perché si vuole partecipare ai drammi della vita di tanta parte dell'umanità, quella fetta di umanità che proprio in questi anni intraprende viaggi della speranza. Infatti i luoghi citati dalla Bibbia sono oggi i luoghi della storia dei migranti che da varie parti del mondo affrontano viaggi pericolosi per terra, per mare, per scampare ai disastri naturali, per scampare alle guerre, alle carestie, alla morte. Questi nostri fratelli e sorelle sono in balia delle forze della violenza umana, dell'indifferenza. Indifferenza è la parola che vuol definire l'apatia nella vita, la vita di tante persone, le quali ormai oggi vogliono fuggire dalla responsabilità del bene comune e sono incapaci di essere operatori di pace. Indifferenza. Ed è la parola pericolosa soprattutto per il cristiano, per la cristiana, perché vuol dire escludere, allontanare, nascondere l'opera di Gesù, Salvatore del mondo. Il mare in tempesta può essere parabola delle tempeste caotiche del nostro tempo,
una società sempre pronta a usare violenza, il fare nei conflitti motivo per uccidere invece che affrontare i conflitti e risolverli con l'amore per far trionfare la giustizia, tempeste per distruggere gli ultimi frutti dell'amore fraterno, per distruggere la speranza, per distruggere la vita, ma soprattutto per distruggere l'umanità. Dal mare in tempesta ecco la salvezza, una salvezza che si manifesta su un'isola dove vivono poche persone, ma disposte ad accogliere lo straniero, il forestiero, l'abbandonato. E il nostro testo sottolinea la parola gentilezza, una parola sottile, una parola nostra, umana, poco usata oggi, poco praticata, gentilezza. Solo questa parola, Gesù Cristo, potrà fare in modo che le nostre iniziative, i nostri impegni, le nostre azioni deboli e forse anche contraddittorie possono dare frutti importanti per l'unità dei cristiani, ma soprattutto per un mondo che deve essere riconciliato, deve ritrovare la sua giustizia, la sua speranza, il suo futuro di vera pace. Un bel salto adesso, ma parliamo sempre di persone che hanno a cuore il futuro. In particolare un professore che già da 20 anni, con sprezzo di tante ironie che sapeva gli sarebbero piovute addosso, ha chiesto dal punto di vista proprio formale di uno studioso di introdurre qualcosa di assolutamente profetico, inedito e ahimè ancora non realizzato, cioè che il diritto di voto fosse assegnato ai genitori anche per ciascuno dei figli che ancora non hanno l'età per votare. Pensate che idea meravigliosa, che seme per la società che sarebbe stato, ma naturalmente per adesso non se n'è fatto nulla. Eccolo qui, è il professor Leonardo Becchetti. Felicità e mettersi in gioco, stare sempre sul divano non dà gioia, generare vita buona per sé e per gli altri sì. L'economista che combatte il disagio facendo rete. Si tratta di un uomo che ha soltanto ancora 54 anni, nonostante appunto sia un professore molto noto da decenni ormai. Si definisce medico sociale Leonardo Becchetti. L'economia aiuta a capire come funziona il mondo, può essere la chiave per risolvere i problemi delle persone. È per questo appunto che l'economista può essere medico sociale. E tra convegni e università lo vediamo anche ovviamente nel suo ambiente più naturale, potremmo dire, cioè in questo caso Tor Vergata a Roma. Un tratto caratteristico del suo lavoro è una divulgazione utile finalizzata all'azione per il cambiamento. Un papà importante, sostenuto da una moglie che lavora e quindi non soltanto vita pubblica evidentemente, e poi Becchetti si racconta. Viaggio molto, ogni settimana vado a parlare in 3-4 posti diversi, ma per almeno 3 sere cerco d'essere a cena. Ecco, quella normalità che ci piace molto e che naturalmente a volte per le persone importanti è molto difficile da ritrovare. Ultimo passaggio, sintesi di proposte concrete da offrire alla società civile e a quella ecclesiale. E perché Becchetti trova sempre, diciamo, lo slancio, lo spunto particolarmente originale? Perché, ad esempio, ora sostiene che la cosa più difficile da far capire al nostro mondo è che 1 più 1 fa 3. Quindi moltiplicarsi, aprirsi, capirsi può appunto già di per sé risolvere tante problematiche che invece si continuano a studiare in maniera fuorviante, perché lontana dall'uomo che ama e che cura gli altri. Poi, a proposito di cambiamento, formare i consumatori. Il vero potere è il loro. Le loro scelte sono decisive. Cambiare abitudini, naturalmente. Eccoci quindi a una davvero
quasi pagina paradigmatica, perché abbiamo sentito tante cose e vi ho ricordato anche la famosa proposta sul voto. Però a proposito invece di voci profetiche, in una maniera più difficile perché molto più osteggiata ai tempi, questo 2020 è anche l'anno centenario della nascita, pensate, proprio il primo gennaio era nato, di un sacerdote, Nazareno Fabretti, definito il giullare delle inquietudini del tempo presente. L'articolo è di Alberto Guasco e siamo su Jesus, quindi siamo su un mensile di inchieste e dibattiti sull'attualità religiosa che tra l'altro ha in copertina Patrimonio all'italiana, un'inchiesta sui beni artistici della Chiesa. Cercheremo di riprenderlo in mano magari in un'altra puntata, perché padre Nazareno Fabretti è stato davvero un uomo mite, mansueto e soprattutto capace di essere testimone nonostante i fraintendimenti e le opposizioni che ha avuto. È figlio dell'Appennino povero, miserie e castagni, carbonai e boscaioli, d'un padre che abbandona la moglie e i sei figli per un'altra donna ed una madre che se ne fa carico naturalmente da sola. Un'infanzia e adolescenza dure, a 9 anni viene piazzato a Carrara a fare da commesso, a 12 impacchettato e spedito al collegio dei Francescani di Recco, quindi siamo in Liguria. Ma forse la sua salvezza è gracile, la poliomielite lo lascia zoppicante, ma il latino lo sa bene, legge con voracità, collabora al giornale che i frati pubblicano, si chiamava La Squilla. Dipinge, già che c'è, fa anche il prete, questo è carino, e come notazione. E poi tante altre vicende, tanti momenti in cui naturalmente soffia lo spirito, però lo spirito stesso non lo protegge, potremmo dire, se non a posteriori, da attacchi per questa sua modernissima, diciamo noi oggi, profetica appunto, ma soprattutto incompresa all'epoca, voglia di aprirsi agli altri, cioè di fare dono della fede con uno stile che allora non era affatto contemplato. Animatore di innovative iniziative culturali, giornalista spregiudicato, fecondo scrittore, protagonista disinvolto nella TV dei primordi, sacerdote tra i poveri, fu amico di Mazzolari, Santucci, Turoldo, Di Macario e Pasolini, quindi anche in tutt'altro ambito aveva delle persone con cui si confrontava culturalmente. Ha incarnato nella contemporaneità lo spirito di San Francesco e il suo anelito riformatore, forse in questo caso riformatore delle modalità di confrontarsi col mondo. Poi certo Paolo VI, sappiamo benissimo quale rivoluzione ha costituito prima di tutto lui stesso nel suo modo di intellettuale riguardo a chi era più lontano o abbastanza tiepido rispetto alla Chiesa cattolica, però qui siamo in tempi precedenti a quella grande svolta. Nello spirito del concilio, un'altra didascalia. I padri del concilio in piazza San Pietro, in uno scatto, il pensiero di padre Nazareno Fabretti anticipò quello spirito dell'assise ecumenica e poi ne fu propagatore. Accanto anche alcune copie del Gallo, la rivista di cultura che il francescano contribuì a fondare nel 1946, pensate, quindi davvero un grande precursore. Convocato a Roma davanti al Sant'Uffizio, Fra Nazareno nasconde un registratore sotto il saio e pubblica il resoconto integrale del processo in uno dei suoi scoop. Pensate che reazione ci deve essere stata, non è il caso qui, non facciamo appunto storiografia, di scoprire troppi dettagli, ma è utile come spia per comprendere l'uomo. Dialogo dunque, Jesus sempre ricchissimo, del resto appunto il sottotitolo della testata è Inchieste e dibattiti sull'attualità religiosa, ed è rimasto sempre coerente come
rivista. Noi prima di chiudere invece ritorniamo in un ambito prettamente diciamo extra ecclesiale con internazionale e tutto il suo florilegio di articoli che arrivano da tutto il mondo. La copertina è dedicata al nucleare. Pensate, il simbolo tipico del nucleare, che di per sé dovrebbe mettere sull'avviso le persone, costituisce pericolo vedere appunto questo tipo di simbolo, e graficamente diventa un fiore. Una nuova generazione di centrali atomiche meno pericolose e meno costose di quelle attuali potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Ma quali rischi siamo disposti ad accettare? Noi italiani lo sappiamo, a volte per rincorrere un'utopia di zero rischio ci siamo accollati appunto rischi ben peggiori. Ma non parliamo più di nucleare, bensì torniamo indietro a un luogo dove appunto, se si vuole, l'elemento animale, il cammello in questo caso, è completamente ancestrale, ma l'elemento invece dell'automobile è completamente contemporaneo. Dunque l'Arabia Saudita, il suo mondo in questo scatto straordinario che appartiene a Getty Images. Automobili e persone circondano i cammelli in vendita durante l'annuale King Abdulaziz Camel Festival. L'evento è addirittura sponsorizzato dalla Casa Reale e dura poco più di un mese. Quest'anno è cominciato a dicembre, alla fine di dicembre. Il suo obiettivo è promuovere le tradizioni locali legate ai cammelli e alla cultura islamica. Diviso in tante sezioni, non manca l'area commerciale, ma anche spettacolo e artigianato. Insomma, avete visto, se da una parte i visitatori con quella prossimità magari si saranno meglio goduti anche l'atmosfera, come dire, da camel trophy diremmo noi, ma per noi ovviamente occidentali questo ha tutto un altro significato ormai, cioè attraversata nel deserto ma appunto a bordo di automobili, è invece tutt'altro mondo quello che dovremmo cercare di riscoprire anche avvicinandoci al Mediterraneo che dialoga con questi paesi come l'Arabia Saudita, da cui ci aspettiamo ancora sorprese.